Doveva essere il derby del Sud con ben 59 campionati complessivamente giocati in Serie A alle spalle. Sarà il ballo delle deluse che sperano di rifarsi nei playoff. Bari Palermo, partita in calendario domenica alle 15 allo Stadio San Nicola per il 36esimo e terzultimo turno del girone C di Serie C. Mette di fronte due formazioni che hanno avviato la stagione con obiettivi ambiziosi, seppur con investimenti differenti, con i biancorossi che hanno rilanciato dopo il K ogni gli spareggi promozione della scorsa stagione e il Rosanero che hanno promozato. Il progetto a consolidare il progetto avviato l'anno scorso con il salto di categoria dalla D alla C ma che oggi devono fare i conti con la realtà e la classifica che vede il Bari terzo a più uno sul Catanzaro che ha però giocato una gara in meno e meno sette dal secondo posto salutato sabato scorso con il K.O. di Avellino e il Palermo ottavo a quota 46 punti meno 13 da Di Cesare e compagni. Entrambe passate per un cambio di allenatore, Carrera ha rimpiazzato Auteri in Puglia, Filippi ha preso il posto di Boscaglia in Sicilia ma senza gli effetti sperati. Alla sfida del San Nicola, Bari e Palermo arrivano da un recente passato differente. KO al partenio per i biancorossi, vittoria nel recupero contro il Foggia per i siciliani. Partita speciale per Roberto Floriano, ex Bari da agosto 2018 a dicembre 2019, con 13 reti e 9 assist nella stagione del ritorno tra i professionisti. Non ci sarà invece l'incrocio tra bomber. Alle 13 reti di Mirko Antenucci e Pietro Cianci non potrà infatti rispondere Lorenzo Lucca, top scorer. Del Palermo con lo stesso numero di gol, ma i box per la sfida del San Nicola. Curiosità: sono 66 gli incontri disputati in totale tra Bari e Palermo, 16 volte in Serie A, 42 in B, 7 in Coppa Italia e 1 in Serie C. L'1-1 dell'andata del 23 dicembre 2020 al Barbera. Il bilancio totale è in perfetto equilibrio: 22 vittorie a testa e 22 pareggi.